essendoci ormai tutti a occupare queste seggiole, possiamo cominciare con grande piacere. Grazie a voi per essere presenti a questa occasione importante, che è un'occasione duplice perché i premi sono due e non uno solo, quindi è una riunione che vale doppio. Il mio è soltanto un saluto, un benvenuto rapidissimo per non portare via tempo alle cose che premono maggiormente. La scaletta di questo incontro sarà in breve questa. Il mio saluto di benvenuto è già finito, non temete. Ci sarà un saluto per conto della Fondazione dei Musei Civici da parte della dottoressa Squarcina, un saluto per la decima generation della Riedel Company da parte di Georg Riedel. Dopodiché si procederà alla consegna dei premi con un paio di rapidi video per quello che riguarda i due premi Glass in Venice, la consegna, la motivazione e la consegna dei premi che sono qua in bellissime scatole rosse, dentro sono ancora più belli. E poi, da parte del signor Georg Riedel, la presentazione del vincitore del premio intestato alla Riedel e la proiezione di un nuovo breve formato, dopodiché una chiusura con qualcosa che berremo insieme e ci daremo appuntamento per la prossima volta. Ricordo soltanto che questa è la quinta edizione del premio Glass in Venice, la terza del premio della Generation Riedel Crystal. Chiederei a lei. Buonasera, ben trovati. A me è l'onore di portare i saluti del nostro direttore, la dottoressa Gabriella Belli, e del nostro presidente, la dottoressa Gribaudi. Ovviamente noi siamo lieti di essere coinvolti in queste grandi iniziative importanti che l'Istituto sa sempre promuovere con grande intelligenza. Nello specifico, questa sera andiamo a premiare due persone che sono particolarmente care al Museo del Vetro. L'artista che ha esposto fino a 15 giorni fa al Museo del Vetro è riuscita a riverberare pensieri forti, concetti anche scomodi che riguardano la storia dell'Argentina con grande sensibilità e di questo la vogliamo ringraziare perché ha sottolineato come il vetro è una materia duttile e soprattutto una materia che riesce a tradurre qualcosa che a parole è difficile poter esprimere. E per quanto riguarda invece il secondo artista, devo dire che fa parte di una categoria che noi adesso stiamo cercando di valorizzare, infatti al Museo del Vetro stiamo ospitando una mostra dedicata proprio a questa speciale tecnica ed è un'attenzione che continuerà e che veramente, vuole evidenziare come il vetro sia una lingua che si declina a vari livelli, sia quando si parla di vetro soffiato, quando si parla di prima produzione, seconda produzione, di vetro a lume. Quindi in perfetta sintonia e soprattutto in un atto che vuole ringraziare e premiare dei maestri veneziani che lavorano a Venezia e che del vetro fanno veramente una grande e una grande espressione. Grazie. Grazie. Buonasera, signore e signori. Come potete sentire dal mio accento, faccio difficoltà di parlare l'italiano in questa perfezione, ma faccio il meglio. Prima di tutto vorrei ringraziare l'Istituto di darci questa piattaforma, di darci questa opportunità di partecipare con il vetro veneziano che noi rispettiamo, che noi abbiamo grande, grande stima, che noi facciamo non più vetro soffiato,
a bocca, a mano. Noi facciamo questo vetro democratico, quasi quasi socialista. Vuol dire che sono le macchine che fanno il vetro e questo è anche il progetto. I nostri progetti si svolgono a delle persone giovani, a delle persone che portano il futuro. I giovani portano il futuro, per quello per noi questo premio è così importante, di coinvolgere questi giovani, di avere queste idee dei giovani e portarlo, dare questo spirito a questo materiale antico, molto prestigioso, e di dare delle nuove forme, delle nuove chance. Come vetraio, anch'io mi chiamo vetraio, la mia famiglia lavora più di 260 anni nel vetro. Abbiamo questa responsabilità di portare avanti questo discorso. E questo discorso per me è proprio questo che è importante quando faccio queste relazioni e dico grazie all'Istituto di darci questa chance, perché tutti quelli che vincono questo premio hanno il vantaggio di rivolgersi a Venezia e questo appoggio di Venezia nel vetro ha un peso incredibilmente positivo e questi giovani qui che lavorano in tutti quanti i materiali, che non hanno nessuna esperienza nel vetro. Sono stato domandato questo pomeriggio, ma questi disegnatori di una volta avevano questa esperienza nel vetro, per quello noi facciamo questo vetro democratico, socialista, che la gente, la giovane gente viene e facciamo degli esperimenti, portiamo avanti questo discorso del vetro nel XXI secolo. Grazie per queste parole. Naturalmente come istituto ricambio veramente in modo convinto voi per questa collaborazione alla quale teniamo molto e che speriamo continui in modo proficuo come è stato finora. Ora possiamo passare alla premiazione e chiederei a Rosa Barovier di presentare i due vincitori. Prego. Grazie. Bruno Amadi e Silvia Levenson. Sono particolarmente felice di essere presente oggi perché in questo caso abbiamo due personaggi estremamente diversi fra di loro da tutti i punti di vista. Posso interromperti, poi non lo farò più, è solo per dire, non ho detto il premio Glass in Venice, sì. I premi sono due oggi. Quindi sono completamente diversi per quanto li posso conoscere anche nel carattere, nel modo di approcciarsi alle persone, però soprattutto nel modo di lavorare, quindi tecniche, consistenza delle loro opere, fonti di ispirazione e così via. Quindi per me è una dimostrazione, accanto anche alle opere che sono premiate dal dottor Riedel, quindi ancora un terzo aspetto, il vetro e tante cose. Quindi è bello poter dimostrare che non c'è uno stile, una tecnica, un'arte vetraria prevalente, ma è una materia che si presta a mille interpretazioni e quindi può dare luogo a risultati tra di loro completamente diversi. Anche per quanto riguarda i due premi, chiamiamoli italiani, ci sono due mondi che veramente sono molto lontani. Ciò che accomuna però le due persone, Bruno Amadi e Silvia Levenson, è la passione e quindi anche e la capacità, il talento con cui sono riusciti ad affrontare il lavoro, e, che non è solo lavoro, ma è uno scopo nella vita, nella vita creativa. Bruno Amadi viene, quindi io l'ho sempre visto, ma può darsi che mi sbagli, come una persona piuttosto riservata e direi quasi burbera. Comunque anche in questo si differenzia da Silvia perché nasce nel mondo vetrario.
diciamo, lavora anche in fornace a Murano con suo padre, poi segue suo padre un approccio a un tipo di vetro diverso che è il vetro a lumi, quindi un vetro che non, è di piccola dimensione, che chiede un altro tipo di talento e di capacità. E poi, aprendo la sua, lo suo studio, ha potuto sviluppare nel modo migliore questa che è un'arte, quella della modellazione del vetro a lume, quindi davanti a un piccolo beccuccio da cui esce del fuoco diretto in senso orizzontale. È un'arte che però è non così antica probabilmente come quella del vetro soffiato veneziano, però risale al XVI secolo. Sappiamo poco di quello che venne fatto in quel periodo, però lo sappiamo indirettamente, in quanto studiosi veneziani e austriaci hanno trovato notizie sull'emigrazione temporanea di lavoratori a lume da Venezia presso la corte di Innsbruck, dove hanno realizzato su suggerimento di Ferdinando d'Asburgo delle cose straordinarie che sono conservate al Kunsthistorisches Museum di Vienna, centinaia di pezzi, anche questi figurativi, strani animali, animali naturalistici o di invenzione. E la cosa curiosa è che questo trasferimento ha comportato da parte di questi artigiani del vetro anche il trasporto da Murano ad Innsbruck della materia prima, le canne di vetro. Quindi si è creato una piccola enclave presso il castello di Ambras di vetrai veneziani che facevano cose che in qualche modo sono le antenate delle opere di Bruno Amadi in Austria, ma prettamente veneziane anche nella materia prima. Ciò che colpisce in questo signore è che, pur essendo così chiuso e burbero, in realtà io, guardando le sue opere, ci vedo una sensibilità straordinaria nei confronti della natura, le forme, la bellezza dei colori, di tutti gli organismi animali e vegetali più piccoli. Riesce a trasferire nel vetro la bellezza di questi organismi, tanto che un baccello di pisello diventa una cosa poetica, come anche un granchio piuttosto che un radicchio di Treviso, veramente. E questo fa anche pensare che a volte noi le cose belle che ci offre il mondo non le guardiamo, ci passiamo sopra con l'occhio. Quando vengono trasferite appunto in un'interpretazione artistica, ci accorgiamo della loro bellezza e, ahimè, della loro fragilità. Perché tutto ciò che ci circonda, questo mondo in cui viviamo, è sempre sull'orlo del precipizio, e in qualche modo mi sembra che scegliere il vetro per interpretare questi organismi naturali vuol dire anche esaltare quanto è fragile questa bellezza che ci circonda, che non è merito nostro, naturalmente, la cui realtà non è merito nostro. Quindi non solo io vedo una delicatezza, una sensibilità assoluta in queste realizzazioni, ma anche la capacità di suscitare attenzione su qualcosa che non guardiamo mai, e anche se è un sentimento che suscitano queste opere, è questa sensazione di rispetto e fragilità nei confronti delle cose più piccole che esistono al mondo. Quindi io vedo una persona che dentro di sé ha una enorme sensibilità, oltre che naturalmente una capacità tecnica straordinaria poi nel realizzare le sue interpretazioni, perché qua conta la modellazione, ma anche la scelta dei colori che vanno dal trasparente all'opaco al traslucido, e anche qui c'è una... si vede la differenza rispetto a qualcuno che fa delle cose, diciamo, in modo ripetitivo e meccanico. Per quanto riguarda Sylvia Levenson, siamo all'estremo opposto. Donna vivacissima e molto estroversa, simpatica. Una volta, quando tenevo dei corsi all'Accademia, è venuta a fare una lezione e ha entusiasmato gli studenti, quindi ha una capacità comunicativa estrema.
In questa sua simpatia e dolcezza c'è una vena di cattiveria o comunque di graffiante critica. Quindi a volte ci sono nella nostra personalità degli aspetti opposti. Quindi lei non è interessata, non assolutamente a te, alla natura, al mondo, diciamo, naturale, ma a qualcosa che la tocca più da vicino, che è la società, la vita sociale, i rapporti, anche quella società più ristretta che è la vita familiare, quel microcosmo sociale che è la vita familiare. E li mette a nudo con la sua opera in vetro e con delle, chiamiamoli tra virgolette nel senso migliore, trucchi per far rilevare al massimo quello che lei vuole esprimere. Nata a Buenos Aires, da famiglia di origine russa, se non sbaglio, e poi è venuta in Italia, e quando lei ha cominciato, credo da quanto so, a lavorare negli anni 80, fine anni 80, e anche ad esporre, io però l'ho conosciuta nel 95, lo ricordo benissimo, e quando abbiamo fatto vedere a Venezia, in una mostra strana che era un po' sparsa per tutta la città, una collezione che riguardava l'esilio, il viaggio, ma non il viaggio nel senso di viaggio di piacere, l'espatrio e l'esilio, quindi delle valigie trasparenti di vetro in cui dentro lei metteva tutto quello che una persona, essendo costretta ad abbandonare il suo paese, in quel caso l'Argentina che viveva un momento difficile, poteva portarsi dentro, più che cose materiali, cose dell'animo, e diari di viaggio. Dopodiché è passata ad altre tematiche che sono, appunto, dicevo, quelle molto strettamente legate alla donna, alla vita familiare che non è sempre così rosea come appare, anche a tematiche estremamente, anticipando tematiche che sono all'ordine del giorno sui giornali, la violenza sulla donna e così via, anche violenze che le donne fanno su se stesse, la moda come vincolo, costrizione, condanna per la donna, quindi con vestiti pieni di chiodi e così via. Naturalmente la sua tecnica è lontana mille miglia da quella di Bruno Amadi, lui lavora a caldo con gli strumenti in piccolo che sono quelli del maestro vetraio. Silvia ha scelto la tecnica del casting, quindi la fusione dentro stampi da lei creati per creare delle forme solide, senza preclusioni nel combinare la materia vetro con altri materiali che sono, appunto, a volte pezzi di legno, le lamette da rasoio all'interno di una torta per una festa familiare, il che la dice lunga su la falsità degli affetti, talvolta soltanto apparente e non reale, della vita familiare e così via. Quindi ci sono mille cose da dire anche nel suo lavoro. Diciamo che il vetro è bello, secondo la nostra normale opinione, bello e fragile, però a volte nelle sue opere diventa il contrario, cioè qualcosa che ci colpisce, che ci danneggia, perché nasconde delle cose molto brutte, delle punte di chiodo oppure delle lamette. Quindi due mondi diversi, due modi diversi di sfruttare la materia vetro, e io trovo che questo è proprio la cosa bella. Come anche in generale si potrebbe dire che non si può né esaltare soltanto il vetro veneziano come forma principale di interpretazione dell'arte vetraria, ma possiamo guardare alla tradizione austriaco-boema, come possiamo guardare a quella nordica e oggi come oggi anche a quella americana e australiana e via dicendo, chissà domani anche cinese. Per il momento non c'è ancora granché da dire, ma non si sa. Grazie. Grazie per questa bella illustrazione dei due premi. Direi che possiamo procedere con la proiezione di un breve video
relativo al maestro Bruno Amadi, dopodiché provvederemo alla consegna del premio e successivamente a una breve proiezione dell'opera di Sylvia Levinson e dopodiché procederemo anche alla sua premiazione. Direi che può partire il primo dei video. Le leggo la motivazione del premio Glass in Venice 2016, assegnatole, viene assegnato al maestro Bruno Amadi per la straordinaria qualità tecnica nella lavorazione a lume del vetro che sa modellare con eccezionale delicatezza e maestria, riproducendo in vetro organismi del mondo vegetale e animale, esaltandone l'originalità, la bellezza delle forme e le suggestive colorazioni. E molti complimenti. Possiamo far partire il secondo video? Leggo la motivazione del premio che riceve. Il premio Glass in Venice 2016 viene assegnato all'artista argentina Sylvia Levinson, da anni impegnata nella produzione di opere di vetro dal forte valore evocativo. Da autodidatta in grado di piegare autonomamente le tecniche vetrarie a valori espressivi personalmente elaborati nel corso della sua vita e della sua esperienza d'artista. Le sue opere sono esposte nei maggiori musei vetrari di arte contemporanea. La signora Barovier le consegnerà il premio con molti, molti complimenti.
Bene, passiamo alla seconda parte di questa nostra, diciamo, festa odierna e chiederei al dottor Riedel di presentare Jakub Pollag. C'è il video. Sì, dopo vedremo il video, di presentare il vincitore, menzionando anche il secondo e il terzo classificato, poi anche qua vedremo dopo un breve video e procederemo alla consegna del premio. A lei, prego, e grazie. Allora, noi abbiamo fatto un bel progresso dopo 3 anni, abbiamo avuto più di 80 entrate, 50 persone hanno inviato il opere d'arte e noi abbiamo avuto questa opportunità di seguire 50 progetti e di evaluare questi progetti. Anche uno capisce che questi progetti devono essere realizzati, perché non vogliamo solamente avere queste opere d'arte e poi metterli in un armadio e avere la polvere sopra. Il vantaggio di questi premi è che vogliamo proprio metterli in moto, presentarli al pubblico. E questi 80 entrate, abbiamo scelto 3 vincitori e io vi invito di fare 2 passi qui a vedere questi 5 opere d'arte che vediamo lì, perché ci sono anche quelli, scusate, veneziani, non solamente quelli internazionali, ma questi bellissime opere d'arte veneziane assieme con questi pezzi che sono nati dalle idee delle persone giovani, femmine e maschie, e abbiamo scelto 3 premi: Anna Wojciech della Polandia, Elisa Bergmann Austria e Jakub Pollak, che ha vinto il primo premio. Jakob è un personaggio molto molto interessante, perché ha dedicato tutta la sua vita nei studi di design. Vuol dire che ha già lavorato, si sta laureando adesso a Londra, vive a Londra. Vuol dire che questo good looking young man, bel uomo di giovane, avrà un gran futuro, e questo premio qua sarà solamente un piccolo fiorellino sulla sua carriera, un piccolo fiorellino, e vorrei che... Please get up. So everybody can see the good looking man. Turn around. Give a nice smile to the ladies, please. Nice smile to the ladies, okay? Good, good. Never bad to look good, you know? It's always good like this. So, allora, Jakob è questo vincitore. E questo premio non viene solamente con un onore, ma anche con 10.000 euro, che penso che questo giovane può utilizzare bene per, non so, ulteriori progetti per supportare i suoi studi. E questo, dico, per noi questo è il grande piacere, e cerchiamo di realizzare questo progetto in febbraio 2017, e vogliamo presentare le sue opere d'arte in vetro, automatico, democratico, alla Fiera di Francoforte 2016. Allora, per favore, please come forward. Let me present you. May I speak in English, please? Scusate, in inglese. May I present you with a tool which you have never seen in your life? It's a glassmaker's tool. It's not to pick your nose or catch your ears. It is to mold glass and work glass. No? Did you ever work in your life with glass? You did? Perfect. So, you know exactly what it is. So happy to have you here. So happy that you are the winner. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much for joining us. This is your document. This is your prize. Please shake hands with everybody. Thank you. Molto contento di avere questi giovani tra di noi.
La gioventù porta il domani, per quello a noi piace questo premio, e piace dare questi premi a questa gente che ha ancora tutta la vita davanti di sé. Adesso può partire il video. A questo punto la cerimonia di premiazione delle premiazioni è finita. Vi ricordo, vi è già stato detto, e quindi ripeto soltanto quello che già sapete, che nel piano terra di Palazzo Loredan è in essere una mostra che vi consentirà di vedere e misurare direttamente la qualità e la bellezza delle cose premiate. Prima, se credete, possiamo bere qualcosa assieme in onore dei vincitori, ai quali rinnoviamo i complimenti da parte dell'Istituto, in onore del nostro ospite compartecipe nella organizzazione di questa iniziativa, nella sala del giardino, dandoci appuntamento per l'anno prossimo. Saremo qua di nuovo. Grazie.